Bentornati sul mio canale, in questo video vi parlerò di un film che ho visto ieri sera e di cui ho detto non posso non parlarne sul mio canale perché mi è piaciuto molto, diciamo. È stato un film molto piacevole da guardare dopo la sconfitta dell'Inter. Avevo bisogno di qualcosa che mi distraesse e che mi facesse sorridere, quindi alle 3 di notte ho deciso di mettermi a guardare questo film che è uscito l'11 maggio, che era nella mia lista, e ho detto vabbè dai, insomma, una cosa molto leggera, sicuramente mi addormenterò mentre la guarderò. E invece non è stato così, ho guardato tutto il film fino alle 4:30, però questo vi fa capire che sicuramente è un film che non è in grado di annoiarvi. Il film in questione è un teen movie e si chiama Kissing Booth. Al centro di questo film c'è la storia d'amore di due personaggi che dovrebbero stare lontani ma non ci riescono. Il tutto viene reso ancora più difficile da una terza persona che va contro i protagonisti e la loro relazione. Di cosa parla questo film? Allora, ci sono delle amicizie che durano per tutta la vita. Si cresce insieme e si cambia insieme. Ecco, questo film racconta proprio questo tipo di amicizia. Elle Evans e Lee Flynn sono migliori amici, nati e cresciuti insieme, e insieme passano la maggior parte del tempo. I due seguono delle regole ben precise, tra cui quella che nessuno dei due potrà mai, per nessun motivo, uscire con un parente dell'altro. Questo comporterebbe la fine dell'amicizia. Quindi diciamo che la storia si sviluppa proprio da qua, da questa regola, ecco. Potete immaginare cosa succederà. Piccola parentesi, Lee ha un fratello di nome Noah, molto figo, chiusa parentesi. Dopo avervi detto di cosa parla, vi dico perché secondo me merita di essere guardato, che poi voglio dire, non è un filmone super impegnativo, è un film molto leggero da guardare la sera prima di dormire o comunque quando non si ha voglia di impegnarsi particolarmente, ecco. Allora, mi è piaciuto molto come hanno iniziato a raccontare il film, perché è stato un modo bello per darci il maggior numero di informazioni sui nostri personaggi, sui personaggi di questo film. Ho adorato come ce li hanno presentati e come ci hanno presentato le loro storie. Breve ma intenso. Un altro motivo per cui mi è piaciuto molto questo film è l'attrice, la protagonista del film. L'attrice si chiama Joy King, è appunto il personaggio che interpreta, è una ragazza molto forte nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua vita. È una ragazza indipendente e mi è piaciuta tantissimo, veramente tanto. Poi oltre a lei anche il personaggio di Noah e l'attore che lo interpreta mi sono piaciuti molto. Lui è un figo incredibile, cioè veramente io quando l'ho visto ho detto questo film è bellissimo, stupendo. No, veramente un gran fregno. Poi oltre a questo mi è piaciuto anche il personaggio, un po' stronzo, un po' tenebroso, cupo, ma anche super protettivo. Adoro. Se mi dicessero come vorresti che fosse il tuo ragazzo, lui. Altro motivo, non vi farò spoiler, il finale. Il finale di questo film mi è piaciuto molto perché è un finale che non è proprio da teen movie e ho adorato questa cosa. La ragazza si renderà conto che tutto cambia e niente rimane uguale, neanche i rapporti più importanti. È molto carino come finale perché mi ha toccato molto quello che succede nel finale, mi è piaciuto molto perché mi ha fatto riflettere e ricordare dei momenti passati molto intensi, molto belli, come quelli dell'adolescenza. Come vi ho detto prima, Kissing Booth è un film perfetto da guardare la sera per chi ama ovviamente il genere teen movie, per chi vuole tornare indietro nel tempo e lasciarsi andare con una storia leggera ma che sarà comunque in grado di farvi sognare, soprattutto se riuscirete a filtrare le cose positive che vuole raccontarvi questo film. Ora, dal perché sì, perché guardarlo, al perché no, a chi non dovrebbe guardare questo film. Allora, non lo consiglio a chi vuole guardare qualcosa di impegnativo e serio. Ovviamente questo è un teen movie fatto bene, fatto veramente bene, capace di incollarti allo schermo dall'inizio alla fine senza mai annoiarti, però appunto è un teen movie, quindi non è niente di impegnativo. Non lo consiglio a chi non è disposto a passare oltre alcuni dialoghi e scene un pochino
banali e scontate, insomma, ripeto, è un teen movie, è normalissimo che ci siano delle cose che dici ma perché? Tutto sommato è un film piacevole, quindi chi è disposto ad andare oltre lo guardi, perché sono sicura che vi lascerà qualcosa in ogni caso. E niente, con questo concludo questo video e fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, se l'avevate già guardato e cosa ne pensate. E niente, noi ci vediamo al prossimo video.